No, non è niente, l'ho scelta qui a uno, basta che uno dei due conduca e va a zero. Quindi questo è un NAND. Ok? Scusate, NOR. NOR. Basta che uno. Facciamo la tabella di verità. 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Che basta che uno conduca e va a zero. Quindi questo è un NOR. Ok? Combinando queste cose logiche posso fare circuiti combinatori, come infatti adesso dobbiamo fare un po' di fatto di struttura, come non lo so, decoders, decodificatori, potrebbero chiamati codificatori, selettori ingresso, selettori uscita. E come si fa a fare in modo che un circuito abbia memoria? Qual è il circuito fondamentale per la memoria? Il multivibratore instabile è amicalmente chiamato vettore. Non è il multivibratore instabile. Che il flop è l'idea, cioè punto chiave che si serve per creare il memoria per il circuito che è iniziato. Ok, quindi per voi non deve essere un segreto pensare come funziona all'interno del processore, cos'è una funzione di sommatore, come funziona come sono fatti i registri, come da quest'ora, come vengono messi in funzione le varie circuiti all'interno del processore, non è un circuito sequenziale che fa attiva o non attiva determinati circuiti, o meglio apre o chiude determinati collegamenti col bus per fare le varie operazioni che voi vedete con le istruzioni macchina del vostro programma. Qual è la differenza tra un processore CISC e un processore RISC? Le serie di istruzioni, perché una ne ha tante, l'altra ne ha poche, ma non è solo una funzione numerica. Ma come vengono utilizzate? Uno divide le istruzioni in due istruzioni, ad esempio, in un'altra. Cosa significa dividere le istruzioni in due istruzioni? Beh, in istruzioni è una cosa piccola, ad esempio, il processore della M. Ma direi, cosa è la metà che avanza? Ma chiede di fare altre cose perché io sono convinto che quello che adesso dipende lo voglio non capire. Ad esempio i processori dell'AMD sono processori di lavori che dividono le operazioni in operazioni ancora più semplici e normali. Il fatto che i processori che hanno l'impacting set in 76 siano RISC è più una manovra pubblicitaria che altro. Contate le istruzioni che avete del set di 76, non sono poche. Ma le micro istruzioni, il micro programma è un programma, cioè all'interno del processore CISC c'è una memoria di sola lettura, che in realtà è una matrice costruita in silicio, un po' come le vecchie le tavole di computazione fatte sul saldatore, ma io faccio su questo integrato, che contiene un programma di interpretazione dell'istruzione. Se voi fate, avete il codice operativo Intel della ADD, non è che da quel codice operativo si mette a posto la circuiteria per fare l'ADD, ma c'è un programma che interpreta l'ADD. E quindi il primo ciclo di lettura è il primo bit com'è? È 1 e 0,
l'istruzione macchina caricata nel registro instruction register, nel registro dell'istruzione, condiziona il posizionamento di tutti i selettori della circuiteria del processore e viene fatto in un ciclo di troppa operazione. Ok? Quindi anche quando andate a confrontare le velocità di clock dei processori, non potete fare a meno di guardare che tipo di processore è in mano. Per esempio, le vere macchine RISC non hanno un'operazione di moltiplicazione, perché l'operazione di moltiplicazione non arriva a fare in questa macchina, ma avete il passo di moltiplicazione che deve essere dichiarato per gli N bit che dovete fare. Ok? Quali sono le macchine veramente RISC? ARM, MIPS, SPARC. Ok? E sono architetture molto più pulite, eleganti. È vero che il codice macchina per macchine RISC è più ampio, cioè se voi compilate un programma per macchine CISC ottenete un eseguibile più compatto che l'eseguibile per macchina RISC. Sono più istruzioni semplici per fare questa cosa. Andiamo a vedere. Questo è un modello semplificato, ma non troppo irreale, di quello che pensiamo quando pensiamo alle nostre macchine. Abbiamo una CPU, e la CPU, cioè l'unità di testo, l'unità di controllo. La CPU dialoga con il mondo attraverso un bus. Al bus sono collegati le varie unità, la più importante delle quali è la memoria. La memoria è collegata attraverso un'interfaccia chiamata Memory Management Unit. Mi ripeterò più volte, state attenti. Memory Management Unit è un pezzo di ferro. Memory Manager è un pezzo di software. Quindi la MMU è una circuiteria che imparerà a conoscere e fa delle operazioni per accedere alla memoria. Quali sono queste operazioni? La MMU si preoccupa, per esempio, di proteggere la memoria. Vi ricordate ieri che ho detto che nonostante ci fossero delle MMU potenti, con protezione molti sistemi operativi aperti nel computer non lo utilizzavano. Chi fa la protezione è la MMU. Faccio un'altra parentesi, vi devo una scusa, ieri ho detto una cavolata che era per le migliori famiglie. Ho detto che il transistor è stato fatto da un italiano, non è vero, è il circuito integrato che è stato fatto, l'hanno integrato ed è Faggin, che ha fatto il primo circuito integrato della storia. Italiano di nascita, come tanti italiani, per lavorare lavora all'estero, per esempio negli Stati Uniti. Ok, quindi a onore di vero faccio le correzioni delle cose erranti, fondamentalmente. Allora, abbiamo il basso, ma nemmeno fa la protezione, non fa solo la protezione, fa anche altre operazioni fondamentali. Per esempio, può fare operazioni di rilocazione. Quindi, diciamola in questo modo generale, la MMU applica una funzione che mappa gli indirizzi logici, quelli visti dal processo, in indirizzi fisici, quelli veri all'interno della memoria. Facendo così, più processi possono pensare di accedere alle stesse locazioni di memoria, ma l'indirizzo 100 del processo A è nella memoria vera in un punto diverso dell'indirizzo 100 del processo A.
Le sorprese di stato di pensare alle memorie secondarie, alle memorie terziarie. Quali sono le memorie terziarie? Di così nasce tutto ciò che ha grande capacità ma enormi tempi per l'accesso. Tastiera, video e così via. Perché vi dicevo è una forma semplificata? Perché ad esempio il basso nei sistemi reali non è unico, c'è una gerarchia di basso. Se guardate le specifiche tecniche anche dei vostri personal computer, trovate delle cose strane chiamate North Bridge e South Bridge, che sono dei punti di collegamento nella gerarchia dei bassi. Perché? Perché il processore ha bisogno di accedere a velocità enorme con la memoria. Ha bisogno di una velocità un po' più bassa con altri dispositivi. E ha bisogno di velocità molto basse con ad esempio la tastiera, non ha bisogno. E se usasse gli stessi modi la tastiera con i suoi tempi potrebbe condizionare l'andamento di altri dispositivi. Quindi è bene avere una gerarchia. E nei bridge, dei punti di contatto, nei vari punti della gerarchia che collegano ogni basso con il basso. Nota di cronaca, vi dico due cose per chiarezza. Cosa numero uno, ogni tanto fanno delle battute, ma è una tecnica didattica, è provato più di qualcuno non scusate, quindi se vi trovo la soluzione ogni tanto anche con cose che vi fanno sorridere e pensare perché ho fatto queste cose la mattina, non è per fa parte del gioco. L'altra cosa, faccio tante parentesi, e sono delle informazioni all'interno delle parentesi che potrebbero anche essere non troppo chiare a qualcuno, anche questa è una tecnica, perché più si va avanti nella didattica universitaria, post universitaria, più le esperienze portate all'interno dell'aula sono totalmente diverse. Quindi occorre fare delle lezioni che abbiano un continuo di conoscenza, ma senza scompensare chi ha molti interessi e quindi si annoierebbe a sentire solo quello. Allora ci sono delle puntate in avanti per sollecitare l'attenzione di quelle che hanno più curiosità. Quindi imparerete a riconoscere queste parti. Se non capite questo, preoccupatevi, chiamatemi. Se non capite la parentesi, magari non lo so, se vi interessa prendetelo come punto, segnatelo e andate a vedere in giro per la rete di che cosa sto parlando, ok? Potete anche chiedere nel contesto disponibile, ma non preoccupatevi troppo. Cosa stavo dicendo? Perché volevo fare una puntata in avanti per la rete, ma me la sono scordata e quindi mi verrà presto. Ok, questo è ecco la verità di domanda, il mondo sta cambiando. Perché quelle che un tempo erano unità lente diventano unità veloce. Il caso tipico dell'architettura, oggi, quando vi dicevo software e hardware si condizionano a vicenda, sono le schede di rete. Le schede di rete che ieri erano considerate unità lente, oggi stanno diventando unità tra le più veloci, quelle che chiedono una maggiore attenzione dei bus. E quindi man mano sono salite nella scala dei bus. Pensate a una scheda 10 gigabit secondo, ok? 10 gigabit secondo anche se il bus sta dietro non è un gioco. Se lo mettesse a valle del South Bridge praticamente avete nominale 10 gigabit secondo, ma anche sapete gran parte della banda di rete perché non riesce a raggiungere il processore la comunicazione.
a stampare un carattere, a chiedere di stampare un carattere. Come fa? Vi do la macchina prima del sistema operativo. E vi dico, stampate un carattere. Esercizio stampare un carattere. Come si fa? Dal dispositivo di input output senza più forte inviamo un segnale al come manda il segnale? In termini no. Riceve un segnale hardware di rilevare di ricevere un input da un dispositivo. Chi riceve un segnale hardware? La stampante riceve un segnale hardware, chi la manda? Il sole, attraverso che canale gliela manda? Basta. Quindi come fate a mandare un segnale attraverso il bus? Sappiamo l'indirizzo di memoria del sapete l'indirizzo in memoria, perché questo è il punto. Il professore non sa che lì c'è la stampante. Lui utilizza la stessa istruzione che utilizzerebbe per scrivere in memoria, ma abbiamo una macchina a 30 bit, partiamo da 0 e arriviamo a 4 giga, ok? Il processore sa che in una certa zona c'è la RAM, quindi se spara lì fa veramente le sue strutture su RAM, ma se spara i diritti in un'altra fascia, quindi fa store, deve sapere come vuole quell'interfaccia della stampante, il comando stampa un carattere, ma il processore poverino scrive. Attenzione, la scrittura in memoria corrisponde alla scrittura carta, cioè quando ha finito di fare la scrittura in memoria il carattere scarta. No, quella è solo l'inizio, cioè dice vai e stampa. E poi il processore ha fatto questo score ed è libero e fa altre cose. E come fa a sapere che la stampante, se la stampante ha veramente finito di stampare? Continua a leggere dove ha scritto per vedere se un bit è a 1 da quello che... Questa è una tecnica polling. Di polling. No. Polling. Hai finito? No, hai finito? No, ma insomma hai finito? A un certo punto era sì. Ma questa è una tecnica veramente pesante. È quello che viene chiamato il busy waiting, l'attesa operosa, qualche autore italiano l'ha tradotto. E questo non consentirebbe, per esempio, o renderebbe difficile fare la multiprogrammazione. Ok? Perché? Perché o la renderebbe inefficiente, cioè uno fa un'esecuzione di un processo, finisce senza life, va a vedere tutte le operazioni che è in corso, dice questa è finita, ma questa è finita, questa è finita, quelle che sono finite le rimette in processi eredi, cioè le rimette nel gioco del multitasking, gli altri la prossima volta torna. Ma non c'è responsabilità, cioè nel momento in cui un dispositivo di input ha finito deve aspettare i comodi della CPU che al momento quando ne ha voglia chiede se ha finito e c'è un trade-off. Più frequentemente uno chiede se ha finito, più è responsivo, cioè più risponde in fretta, ma più perde tempo a chiedere. Allora è stata inventata un'altra tecnica. Come si chiama? Enter è un segnale che il dispositivo manda al coso verso il processore per dire voglio catturare la tua attenzione, processore, perché è successo qualcosa. Il caso più comune di Enter è la conclusione di un'operazione di risultati. Quindi, per l'invitato a due fasi,
la fase di inizio, che è una scrittura attraverso il basso, e la fase di fine. Che nel sistema moderno il basso attraverso l'intra. È un meccanismo che permette l'introduzione del normale ciclo di CPU. L'interrupt è un fine, proprio un segnale fisico che viene mandato al processore. Quando nel suo ciclo, sapete il ciclo del CPU? Carico l'istruzione, decodifico l'istruzione, carico gli operandi, eseguo l'istruzione e carico gli operandi. Un po' come attivazione, compressione, un po' più carico, no? Il ciclo del CPU continua a fare queste cose. Mentre fa la decodifica, sapete, viene aggiornato il program counter e va all'istruzione successiva. Dopo alla fine dell'esecuzione del carico operandi, prima di fare il load, se è acceso il bit dell'interrupt, cosa fa il processore? Il processore sospende quello che sta facendo e salva i registri, dipende dai processori, ma almeno pochissimi registri vanno salvati sempre come program count e i dati che si possono perdere, tipo il risultato dell'ultimo confronto, e salta con il program counter a un indirizzo predeterminato dove ci sono le richiestazioni delle istruzioni. Ok? Quindi in un certo senso un 2-3 blocca il processo, lo mette, lo ferma nello stato in cui è e va a vedere cosa è successo, a perché è arrivata l'interruzione. Ovviamente i processori hanno anche l'istruzione per tornare indietro e per riattivare il processo e farlo continuare da cui si era rimasto. Interrupt possono essere sia hardware sia software. L'intera hardware, per esempio, la fine dell'input, oppure un errore. Andate ad accedere alla memoria, dato un indirizzo sbagliato. Avete scritto programmi C l'anno scorso? Allora siete dei fan del segmentation fault. Segmentation fault è un interrupt che arriva dall'MMO per dire che stai a fare. Oppure possono essere, oppure divisione per zero, o cose di questo genere, sarebbe una cosa in quanti unica radice di numero negativo, tutto ciò che non si può fare. Quali sono quelli software? Quelli software, che normalmente vengono chiamati driver, sono degli interrupt che il processo causa. Volontariamente. Come la scappata di catturare l'attenzione del processore, perché è il sistema operativo, perché il kernel ha fatto qualcosa, il processo può voler chiamare l'attenzione del kernel perché ha fatto qualcosa. Su che cosa? Come fa un processo per chiedere di scampare, il processo di un sistema moderno per chiedere di scampare, e quindi ha tutto il materasso di software, non deve scrivere sul basso, non può scrivere sul basso perché è grave il processo, perché se no pensavamo, abbiamo visto ieri il merge degli output dei vari processi, il processo cosa fa? Prepara nei registri la codifica di ciò che chiede, e poi è lui a generare un interrupt software, una trap. A quel punto il processore fa tutte le cose, ma si comporta come se la stampata avesse finito. Blocca l'esecuzione del processo, lo start, la mette lì e carica quell'indirizzo dove stanno le gestioni delle interruzioni.
parte, quindi una parte del programma che è del kernel, va ad analizzare che cosa c'è. Analizzare vuol dire semplicemente switch, valore di registro, se è così, fai così, se è così, fai così. Analizza cosa è successo, vede che il processo stesso che ha chiesto una track va a vedere i registri nella fotografia del processore al momento in cui era stato fermato il processo, vede i valori dei registri e guarda, vede una scrittura su scaffante. Intanto va a vedere, poi fa partire tutto quello che va a ricerca, cosa fare. E se avete detto, poi al momento giusto è il kernel che va a scrivere sul bus e aspetta l'intro, o meglio, fa altre cose e segna da parte. Se arriva l'intro dalla sua parte, vuol dire che quel processo lì che aveva bloccato si sta risvegliando. Ok? Possono essere mascherati. Possono essere mascherati. Cosa significa mascherare interrupt? Significa che c'è un registro e se i bit accesi in questo registro, i bit possono essere di diversi tipi, i bit accesi di questo registro indicano che quel tipo di interrupt, se arriva, deve essere ritardato. Cioè in questo momento non ci possiamo permettere un interrupt. Perché ci sono delle azioni, e le vediamo, che hanno bisogno di essere fatte senza soluzione di continuità, che inseriamo una frase che spesso mi interessa, cioè senza mai interrompersi, perché sennò non si riesce, non è corretto l'ordine del risultato finale. Per esempio, durante il funzionamento del kernel, gli interrupt devono essere abilitati o disabilitati? È da decidere. Il caso più semplice è disabilitiamo tutti, mascheriamo tutti, che però non è più efficiente. Però se li abilitassi, gli interrupt, il kernel ha delle strutture dati come delle liste. Se a metà del mese ha posto una lista, un puntatore che non ha ancora messo a posto, e l'ITER mi causa un'altra variazione della stessa lista, salta la struttura dati. Quindi occorre fare in modo che l'operazione incominci ad un certo punto e finisca prima di poter riabilitare l'ITER che può cambiare la struttura dati. Ok? Quindi è possibile modulare e dire quando si può arrivare l'ITER e quando no. Avete dispositivi di clock, degli input output, un altro dispositivo che è stato inserito in architettura per fare time trading è l'interval timer o clock del sistema. Cosa fa questo dispositivo? È un dispositivo che non fa niente, ma dopo un tempo predeterminato manda un intro e serve per fare time sharing. Quando il kernel carica un processo, il controllo dell'intero sistema è di quel processo, a meno che non arrivi un intro o dato dal processo stesso o di un'altra unità. Come fa il kernel ad essere convinto, ad essere sicuro che dopo il quarto di tempo fermerà il processo che in questo momento sta funzionando? Prima di installare il controllo al processo carica una sorta di sveglia, bomba orologeria, come la volete chiamare, che continua a fare un count
mandato un conto alla rovescia man mano che il processo sta lavorando. Se per caso arriva a zero questo conto alla rovescia, è l'interrotente che genera l'intra. A quel punto l'intra avrebbe scritto come intra e il controllo torna a Kernel che guarda quello che è successo, dice ah, è finito l'interrotente, quindi prende quel processo, lo mette in coda e prende il successivo e lo manda in esecuzione. Quindi per fare time sharing occorre questa unità. Ok. Mentre con software abbiamo parlato, quindi mentre il software sì, è meglio vederlo come mentre il software di visione per zero, perché è sintomo causato dal programma, non è asincrono, anche se è largo su quella domanda. Cosa succede? Allora, poniamo che abbiamo visto, c'è una parte di gestione che è fatta in hardware. Il processore sospende gli operatori del processo corrente, salvo in particolare l'indirizzo di memoria contenente la routine di gestione. Saltare il processore significa semplicemente cambiare il valore dell'instruction register, scusate, del program counter. E ovviamente per cambiare il valore del program counter deve salvarsi da qualche parte il valore precedente del program counter, se no non so più a che punto era arrivato. A questo punto ho visto volare un bug, cioè a questo punto il controllo diventa software, la gestione diventa software. A partire da quell'istruzione, che è la prima del gestore dell'intra, le istruzioni, quelle e le seguenti, decideranno cosa fare per gestire l'intra. A questo punto viene gestito e i casi sono due. L'interrupt comporta l'esecuzione di un altro processo o l'interrupt è influente sul processo corrente. Per esempio, arriva l'interrupt perché la stampata ha finito di stampare il dato di un altro processo. Normalmente viene preso nota e si fa ripartire il processo che era stato interrotto. A meno che quel processo che ha ricevuto la fine del log dall'altra parte fosse a priorità più alta, era una stella della priorità per cui quello aveva una maggiore priorità per poter andare avanti, ma è lo stella che lo decide questo. Oppure ci sono casi in cui non si può proseguire, perché per esempio il processo ha chiesto una operazione di input output e a quel punto è un interrupt stop e a quel punto il processo deve attendere la fine dell'operazione e quindi per forza si manda avanti qualcun altro, un altro processo. Ecco, questo è il caso di un processo che viene interrotto proprio il senso è quello. Se voi state facendo un lavoro, vi telefonano, rispondete a te e poi tornate a fare il lavoro che state facendo, un'interruzione. Anche qui c'è il processo che è arrivato alla istruzione iesima, ha finito di eseguire l'operazione iesima, quindi il program counter è il Q1, uno inteso un'istruzione, byte diverso diverso. E se l'interruzione viene eseguito l'interrupt handler, per esempio per la fine dello stampo del carattere, alla fine si ricarica lo stato del processo e si ricomincia dal punto in cui era rimasto, come dopo la telefonata. Quindi ecco, vedete qui questo
ciclo passò in basso nel lucido perché in streaming verso la prossima istruzione, la terza istruzione è il ciclo che si apre all'intera zona di stabilità. Quando inizia la zona di stabilità si fa questo e deve controllare l'intera, quindi se non ci sono intrat in corso continua questo ciclo. Nel momento in cui la staffata finisce, quando arriva a questo punto scopre che il bit è acceso, va a questo punto e questo cambia il program counter, torna qui e a questo punto viene caricato, non è un altro ciclo, è sempre lo stesso ciclo che carica la prima istruzione dell'intrap handler e continua il ciclo. Così, prof? Sì. Ho una domanda. Ma se l'istruzione, abbiamo detto, può generare un interrupt. Sì. Se però genera un interrupt dello stesso tipo che è stato generato da un altro dispositivo. Sono interrupt social, sono sempre canali diversi. Sono canali diversi. Ah, va bene. Non è sicuro. Infatti se no non mi tornava. Chiava di andare a sovrascrivere quello di qualcun altro. No, sono staccati. Va bene. Sono staccati appunto perché si serve questo. Quindi se qui si genera l'intera software, la traccia, qui se ne accorge e va giù, ok? Allora, quando arriva l'interrupt, bisogna trasferire il controllo all'interfaccia e qui il processore lavora in modo diverso. Ci sono processori che hanno una politica minimale, salvo solo ciò che non venirebbe perso, come il program counter, che dicevo, il risultato dell'ultimo confronto, pensate, altrimenti non serve del tutto l'istruzione di tipo compare. E dopo c'è il branch condizionato. La compare accende dei bits che dicono questo è maggiore, quello è minore, e il branch dell'istruzione dopo prende delle decisioni a seconda dei valori di questi bit. Il fatto che tra l'istruzione di confronto e l'istruzione di salto ci sia stata l'elaborazione di un interrupt potrebbe rovinare questi bit e non sarebbe più logico il funzionamento del programma. Quindi questi erano i fatti. Infatti è il di stato. Cosa significa se un processore fa questa scelta minimale? Che le prime istruzioni dell'interrupt devono essere il salvataggio di tutto il resto. E lo fa via software. Altrimenti altri processori hanno un metodo molto più complesso, cioè fanno esattamente la fotografia di tutto lo stato del processore, registri, tutti i registri, e lo salvano in una zona di memoria. Per inciso, la macchina curata che avrete a utilizzare, che è un mix, processore RIST con una struttura MIPS, farà questo secondo modo, questo per semplificare anche la lista, visto che dovete fare l'idea della macchina del regolatore che abbiamo scritto noi, è una collaborazione tra questa università e l'Università di Cincinnati, in Ohio, e vi dicevo, l'idea è di dare al produttore uno strumento realistico togliendovi tutte quelle che possono essere le quelle che chiamano le idiosincrasie dell'hardware. Cioè vogliamo che comprendiate come fa un kernel senza che stiate a combattere contro il non comprendere come quella determinata interfaccia vuole imparare. Anche qui farvi fare tutto il salvataggio una noia mortale, dovete prendere, fare un ciclo, salvare tutti i registri e dopo che è coperto dal punto di vista della comprensione della materia. A quel punto, una volta che abbiamo salvato lo stato, o la fase del processore l'abbiamo fatto noi all'inizio dell'interpeller,
i valori dell'esistenza. Tra questi, questi valori c'è anche qual è l'interno che è accaduto. E andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Anche qui i processori si dividono. Ci sono processori che hanno solo un indirizzo e qualsiasi cosa che vanno con l'indirizzo. Poi dal registro bisogna decidere che cosa faccio. Altri processori invece hanno un vettore di interrupt, quindi potete mettere se l'interrupt arriva in quella linea, salta con l'indirizzo, se arriva sull'altra linea, salta con l'indirizzo. Quindi un po' della decodifica verrà fatta il processore a priori. Poi a quel punto viene caricato l'indirizzo iniziale dell'intervento assegnato. Allora, torniamo indietro. Quindi l'hardware fa o il minimo o questo, o salta l'indirizzo solo o salta per l'indirizzo. Quindi hardware salta l'indirizzo e poi dopo il software fa quello che non ha fatto l'hardware. Quindi salutare dello stato del processore. Se non aveva fatto l'hardware e stato stato completo, lo dovete fare voi. Comunque, se l'ha fatto anche il processore, lo mette in andamento fisso per tutti i processi. Quindi dovete metterlo, dovete trasportarlo, in particolare se volete fermare il processo, in quello che chiameremo il process control block, cioè una struttura dati, record, structure, come per parlare spaziale C, dove ci sono le informazioni del processo. Poi a questo punto il software anche qui fa quello che non ha fatto l'hardware. Se l'hardware ha diviso i tipi di interrupt, a quel punto si sa già che tipo di interrupt è arrivato. Se no a questo punto si vanno a vedere i valori e si decide cosa c'è da fare. A questo punto si ripristina successivamente l'interrupt, e questa è la parte fin qua, fino al punto 7 stampante clock system call è la stessa cosa. Il punto 8 invece dipende da quello che è successo e si fanno le azioni opportune. E il punto 8 può comportare la sospensione del processo corrente o no. E a quel punto il punto 9 è il ripristino dello stato del processore. Si fa l'operazione inversa dello del 7. I processori che hanno il salvataggio completo dello stato tipicamente hanno anche il ripristino completo dello stato. Quindi se il processore, quello è lo stato, carica quello stato. Il risultato è che noi vengono messi tutti i registri, ognuno a posto giusto, compreso il format counter, e quindi è come rianimare la fotografia quando vi tornate contro il muro a 1, 2, 3 stella, no? Rianimate le fotografie. Se invece non state salvati pochi registri, anche le presi non ripristino pochi registri, quindi bisogna andare a mettere i singoli registri a posto giusto, tranne quei pochi che non si possono mettere a mano, e a quel punto si fa il ripristino, che ripristina lo stato del registro di stato di format counter e si va. Ok? Questa è la funzione del interrupt. Quindi dal punto 7 al punto 10 sarà affare nostro. I sistemi operativi moderni vengono quindi detti interrupt driven, cioè sono gli interrupt che guidano l'avanzamento del sistema operativo. L'avvicendamento tra i processi viene determinato dagli interrupt e dai crackers, cioè interrupt software in questo caso. Se possiamo avere un interrupt alla volta, ma può capitare che mentre stiamo gestendo un interrupt arrivi un altro interrupt, perché sono tanti. Avrei
stabilizzazione globale dell'intranet o la gestione degli intranet dedicati. Se le disabilità degli interrupt avete quella struttura che avete visto prima, diciamo in maniera sostanziale, funzionamento del processo, arriva un interrupt, nel momento in cui gestite gli interrupt disabilitati, nel momento in cui caricate lo stato del processo per ripartire con il processo dal punto in cui era rimasto, e disabilitate gli interrupt, non fate processo, perché se già pendente un interrupt, disabilitate gli interrupt, tornate nella gestione della schedella degli interrupt. Ok? Però questa gestione non è sufficiente, perché abbiamo per priorità perdere un millisecondo nella gestione di una, della stampa del carattere su una stampante non serve niente, non interessa a nessuno. Perdere un millisecondo nella gestione dell'input out su disco vi rallenta l'intero sistema operativo. Quindi anche per gli interrupt ci sono delle priorità, ci sono cose che viene fare in fretta e cose che non importa se vengono ritardate. È per quello che sono nati gli interrupt annidati, la gestione degli interrupt annidata. Questo è una la disabilitazione degli interrupt, è sempre, come vi ho detto, non tiene conto delle gestioni critiche dal punto di vista del tempo. Quindi è fatto così, quello che dicevo, nel momento in cui riabilitate gli interrupt, non fate l'istruzione successiva, perché arriva, ricordate lo schema di prima, arriva quel fondo che c'era controllo degli interrupt e immediatamente va verso l'alto nello schema che era prima dalla base. E quindi si torna dal pin dentro. Invece, gli interrupt annidati prevedono che l'interrupt handler possa essere bloccato nella sua esecuzione dalla gestione, dall'arrivare di un altro interrupt. Quindi i dispositivi veloci possono essere serviti prima, perché se è in corso la gestione dell'interrupt della stampante e l'interrupt del disco, interrompiamo la gestione dell'interrupt della stampante e partiamo con la gestione dell'interrupt del disco. Quando finiremo la gestione dell'interrupt del disco, torneremo alla gestione dell'interrupt della stampante. Quando finiremo l'interrupt della stampante, torneremo al processo, non è che non arrivi qualcos'altro. Cioè, è come una chiamata a funzione, ma asincrona, involontaria. Il processo chiama una funzione in maniera involontaria, non la chiama, gliela fanno chiamare. Ed ecco che lì non è il corso veloce della serie di rete dei dispositivi veloci. È così. Che problemi ci sono? Interrupt handler è codice, è un segmento di programma. I vari segmenti di programma e varie funzioni hanno parametri, variabili locali. Dove stanno tutte queste cose? Quando avete un programma e avete una funzione, la funzione è una variabile locale, dove viene memorizzata? Lo spec. Ora, la gestione del primo interrupt e la gestione del secondo interrupt devono avere stack disgiunti, se no succede un guaio, se no la gestione della seconda solo scrive parametri della gestione del primo, ok? E quindi occorre fare in modo che occorre appunto fare una gerarchia. È vero che riusciamo ad annidare interrupt, ma gestiamo interrupt di tipo diverso, segnando ogni gestore di interrupt
ambienti di memoria diversi. Non è possibile fare in modo di annidificare la gestione di un interrupt con una gestione dello stesso tipo di interrupt, perché a quel punto non sapete più come riconoscere che memoria dare, che ambienti di memoria dare. Ma la cosa non ha neanche senso, cioè se avete dispositivi veloci o lenti, è logico privilegiare i dispositivi veloci su quelli lenti. Non ha senso bloccare la funzione di un interrupt da disco per un altro interrupt da disco. Queste cose si fanno meglio quando ci sono i vettori di interrupt, non diciamo l'indirizzo singolo. Si fanno anche con l'indirizzo singolo, ma sono un po' più macchinosi, perché come si fa? Si salta un unico interrupt driver con interdisabilità per un pezzettino. A quel punto si rassegna l'ambiente di memoria e dopo aver mascherato per un altro pezzettino si riabilitano quelli che si possono riabilitare. Comodo. Quelle che sono i fortissimi
le fortissime censure che esistono in molti paesi africani e non sul prete. Ok? Allora, però Nico Ponte ha mosso l'MIT e l'MIT ha mosso la sensibilità di tutti, che hanno cominciato a fare componenti che avessero queste caratteristiche. Allora ci sono delle industrie taiwanesi che hanno visto la presenza di questi componenti e hanno detto: perché delle macchine piccole devono costare così tanto? Allora la macchina piccola era il Sony Vaio, costi spaventosi, come molte macchine oggi, permettetemi la battuta, giocattoli per piedetti. E allora la Asus ha fatto, ha progettato un computer che è arrivato sul mercato non a 100 ma a $300, ma un ordine di grandezza meno dei concorrenti a livello internazionale, basato su prima su tecnologia Celeron, poi su tecnologia Atom, ma sempre su tecnologia X86 Ray. Ok, sono saltate fuori altre persone a dire: ma ci sono dei processori molto migliori perché non hanno tutto quell'ambaragian di silicio per la compatibilità del passato e per il microcodice, e riusciamo ad avere la stessa potenza consumando molto meno, e sono i processori ARM. Infatti questo fare qua un ARM e funziona per 2 giorni e ha è più potente di quello come elaborazione. Oddio, riesco a mettersi su, potrei fare lezione con questo all'uscita video e funziona benissimo Penopolis qua sopra. Il difficile è andare a scrivere, ok, ma per il proietto si può scrivere il proiettore. Allora perché non fare quello con questo processore? E l'hanno fatto secondo queste MacBook, però guardate, adesso è in corso, senza proprio questa situazione, per dire una piccola sfida, perché l'hanno messo sul mercato con un canale di vendita diverso, non il canale di vendita dei computer personali, ma quello dei gestori telefonici. Queste macchine le vogliono vendere attaccate a contratti telefonici e non separatamente, e non solo, con un sistema operativo fatto in modo che non ci si possa mettere altro. È un Android che è un sistema Linux-based, ma un Linux fatto in maniera che la gente sia legata. È assurdo avere una macchina di cui non si può essere rotti in teoria, vabbè che adesso metto fuori una macchina e tutti fanno il rooting, trova una maniera di diventare russo. Adesso infatti stanno uscendo i primi smartbook, o come li vogliamo chiamare, dei nanobook, per questo problema non so più neanche parlare, non in questo termine o quello suo, e cioè specie di netbook con ARM, e ci sono dei gruppi di persone che stanno facendo di tutto per far funzionare sistemi completamente liberi su queste macchine. Il primo che è uscito per il mercato inglese è uno della Toshiba, e proprio in questione degli ultimi 10 giorni sono riusciti a fare il boot di un kernel indipendente, ma per esempio adesso hanno il problema che non funziona la scheda audio, perché non hanno dato le specifiche della scheda audio. Ma a parte questo, cosa c'è dietro tutto questo? Perché questa è la facciata. Cosa c'è dietro? Dietro c'è qual è la caratteristica fondamentale di un processore ARM, a parte di essere RISC, a parte avere la batteria che dura almeno 3-4 volte, no, di più?
show, perché questo dura 2 ore, questo ne dura 20, 10 volte. Qual è la caratteristica? Che Windows non ci gira. Ma proprio non è mai stato forzato per strutturarla. Ok? Se non è Windows CE, ma il Windows CE non ha niente a che vedere con Windows 7 e compagnia. E quindi è chiaro che ci sono pressioni perché non diventi un'alternativa di mercato. E se voi foste nella Toshiba, che oggi vende sì questa nuova macchina, ma ha sì un certo numero di macchine basate su Intel, su quelle macchine, per motivi di storia, di mercato, di non conoscenza di altre soluzioni, perché la gente vuole così, il 90% o più vuole quel sistema operativo, se la Toshiba non fa ciò che ordina direttamente, indirettamente, oppure è convinta di fare un torto a chi dà la licenza d'uso per gli altri computer che vende, si ritroverà il prezzo della licenza d'uso OEM aumentato, quindi uscirà dal mercato per tutti gli altri, per tutte le altre macchine. Questa è una cosa di cui si dovrebbe occupare anche tra, perché questo è un mercato pilotato. Ok, quindi è quello che sto succedendo. Sono riusciti a far gusto nei giorni scorsi, a mi piacerebbe adesso se avranno kit che si sblocca la situazione per far arrivare quello che si vuole, probabilmente migrerò verso una macchina AMD, no scusate, ARM, AMD è come dire in sé, ARM. Ok, allora, che cos'è un controller? Un controller è l'interfaccia fisica. Quando per accedere a un disco, non è che il processore sia collegato al disco. Abbiamo detto che il processore è collegato al bus. E attaccato al bus che cos'è? Cos'è? Nella vita reale c'è un controller che parla con un altro bus, a seconda di che disco state utilizzando. Potete avere un controller SATA, IDE, SCSI, ok? A valle di questo bus c'è un secondo controller, se ne trovate sul dorso, l'ho smontato, era qua sul dorso. Beh, intanto ve lo ritorno, ieri molti non l'hanno visto. Potete fare tutto ciò che volete, perché ovviamente quello non ha più nessun valore. Se avete dei dati riservati, se volete distruggere, il vostro diritto di distruggere dei dati, se volete, su una disk, l'unico modo veramente sicuro per farlo è fare così, se avete un disco e mantellare, ok? Perché in altri modi si ritira fuori quello che c'era dentro. Allora, vedete, ci sono questi passi, noi parlate con i controller diciamo SATA e poi il controller del bus SATA arriva al disco che è altro controller. Ma il disco, per esempio, gestisce una richiesta alla volta. Perché? Perché quali sono i comandi che riceve un disco? Sono di tipo leggi e date il settore della testina, scrivi e date il settore della testina, oppure tic, sposto la testina e date il cilindro. Se voi volete spostarvi il cilindro dovete dire tic, aspettare l'interrupt, allora sapete che la testina sta posizionata sul cilindro giusto e a quel punto dare il comando scrivi o leggi e aspettate l'intero. Non è possibile fare in un'unica operazione salta al cilindro e leggi e scrivi. Ora facendo una cosa alla volta
Occorre che il sistema operativo che crea l'attuazione a molti processi per accedere a un disco come quello gestisca lui l'accodamento delle richieste. Quindi, se sta un processo e voglio leggere e scrivere, il sistema operativo dice ora faccio questa cosa, poi faccio quell'altra, poi faccio quell'altra, e man mano, se il disco occupato a gestire la richiesta del processo A, tiene conto che il processo B è in sospeso di farlo fare, sì, a questo modo. Ci sono tre modalità possibili. Input output con input output con poly, come avete detto prima, input output con interrupt, e c'è questa opzione, il PMA, accesso diretto alla memoria, direct memory access. Allora, nel modo senza interpretazione di comodo, se si non carica i parametri della richiesta sul controller, perché prima mi ha detto il CPU usa gli indirizzi di memoria. Se abbiamo la CPU, abbiamo il bus, la CPU e il bus ovviamente con il segno unico, ma c'è bus indirizzi, bus dati e controllo perché dovrebbe scrivere. Quando la CPU scrive all'indirizzo a cui corrisponde la stampante, ovviamente la stampante non ha aperto la bus. C'è qui un controller, per esempio il controller della CPU seriale, che ha una memoria che risponde esattamente a quegli indirizzi. Quindi invece di scrivere nella RAM da qualche altra parte, scrive sul registro e controlla. E questo cos'è? Un altro piccolo processore, come potrebbe essere questo, un controllore, che nella sua vita non fa altro che leggere questo registro e a quel punto dialoga con la linea seriale, perché nel caso della linea seriale si chiamano UART questi affari, che scrive sulla linea seriale il carattere, ok? E poi quando ha finito, lì con il programma IO, mette qua nel registro recibile anche dalla CPU, dice ho finito. Allora la CPU fa fuori e vede che ha finito. Comunque l'idea è che la CPU scrive sul bus in una struttura di memoria sul controllore, del controllore. Se abbiamo l'interrupt, non dobbiamo fare mezzo waiting. Sì, non dobbiamo fare mezzo waiting, ma aspettiamo. Che è l'inter, ma c'è qualcos'altro. Io vorrei che fosse anche un cancellino, l'ho messo qua. C'è qualcos'altro. Vogliamo che non sia una stampante, ma sia un disco. Domanda. L'hardware scrive 5 byte su disco? No. Qual è l'unità del cambio col disco? Basta. È grande quanto il blocco fisico, chiamiamolo settore come volete. Quindi lo scambio viene sempre per blocchi interi. È un device che si detta blocchi. Molto spesso il numero caratteristico è 512 byte di blocco, quando magari si tratta di due. Quindi poniamo che voglio scrivere hello world su disco. Questa area di memoria sul controller non è semplicemente un carattere e un carattere e il comando stampa come prima per la stampante. Qui c'è un blocco di 512 byte, poniamo che
cioè il trucco dovrebbe, nelle macchine moderne, dovrebbe prendere dalla rama ciò che vuole scrivere e metterlo in questo blocco. Quindi, anche se vuole scrivere Hello World, deve scrivere 512 byte. Per scrivere 512 byte, che cosa fa la CPU? Fa un ciclo. A seconda di quanto sia l'ampiezza, se avete una macchina a 32 bit, per scrivere 512 byte occorre fare, divagliandomi per 4, per 64 letture, 64 scritture. Quindi buttate via 128 cicli. Se siete una macchina RISC, se siete una macchina CISC, molti di più, per fare questa operazione. Allora a quel punto potete dire, ora scrivi su disco. Dovete leggere la stessa cosa, semplicemente la cosa la fate quando ricevete l'interrupt, i dati che avete letto da disco sono qua. Dovete fare 128 cicli per prendere ogni voce di memoria e spostarlo là. Se lo lasciate lì, la prossima operazione di interrupt la sola fine. È ovvio che non è efficiente. Non è efficiente perché? Perché ci sono delle parti dell'architettura che non vengono utilizzate. Vi ricordate, la multiprogrammazione l'abbiamo introdotta perché avevamo la CPU ferma durante il boot out. La domanda è, ma il fatto è sempre un fatto. Pensiamo a un programma tipico. Il programma tipico fa le sue memorie, le sue memorie, ma fa anche dei calcoli. Quando un programma fa dei calcoli, usa la CPU, specialmente le macchine RISC. Sapete, le macchine RISC, voi avete visto una serie l'anno scorso, quale architettura? Quindi avete visto che ci sono le istruzioni con l'indirizzamento diretto, indiretto, indiretto, indicizzato, potete sommare una cosa in memoria con un'altra cosa in memoria. Le macchine RISC no. Nelle macchine RISC avete solo load e store per accedere alla memoria e tutte le operazioni si fanno solo fra registri. Quindi se voi volete fare una somma di due dati in memoria dovete fare il load prima e mettere in un registro, fare il load al secondo e mettere in un registro, poi sommare tra registri. Questo perché lo fanno immediatamente, cioè istruzione, esecuzione, senza microcodice. Pensate un indirizzamento diretto, quindi voi diretti e prendere il valore della memoria, fare la somma con il valore del registro è quello dell'indirizzo. Dato l'indirizzo scoprono dove è andato in memoria. Non fa più. Sono tutti di memoria. Comunque, il bus, durante le operazioni dell'arithmetic logic, è libero. Quindi non viene usato. Allora, cosa si può fare? Fare in modo che i controllori lavorino in modalità di accesso diretto alla memoria. Cosa significa? Che non c'è questo buffer, o meglio, c'è ma non si vede. Vengo dietro. La CPU, quando dà un comando di scrittura su disco, dice semplicemente scrivi sul disco un blocco, i dati li vai a prendere nella memoria a un determinato indirizzo. Poi la CPU si disinteressa per altre cose. Il controller, e qui è la novità, non è come prima semplicemente passivo per il bus, è anche attivo. Il controller sta in ascolto, se il bus è libero lo sembra come se fosse una rete e dice man mano è il controller che si carica dalla memoria i dati sul suo buffer vocale, fa l'operazione di input output
è formata l'intero. Si chiama questa tecnica, avete detto l'anno scorso, cycle stealing, rubare i cicli di passo alla CPU. Cycle stealing. Sai che è molto più complesso il buffer, come è una rete il buffer adesso, sono soltanto due stazioni, occorre coordinare le attività, c'è un componente che si chiama arbitro del buffer, che decide tra le varie richieste chi quale richieste soddisfare per prima, a chi dare il controllo del buffer. La CPU ovviamente, le CPU, per lo che non sono oggi, hanno la priorità massima. Poi anche lì c'è una gerarchia, il unità più veloce, se non prima abbassi, quello più lente. Ma dal punto di vista del sistema operativo, questo che cosa significa? Significa che viene molto semplificata la vita, perché basta dare l'ordine al controller che fa l'operazione, specificando l'indirizzo della memoria, e sarà quel controller che penserà a fare il trasferimento dato alla memoria. Quindi a fare l'operazione fatta con la RAM. Ok? E quindi ci ritroviamo in caso di scrittura il dato preso dalla RAM. In caso di lettura il dato che ha letto lo troviamo già nella RAM al momento dell'intera. E quei 128 cicli del CPU per fare la coppia non ne abbiamo più. Se ne ha fatti il controller, ma il controller è sincrono. Ok, quindi non ha portato via tempo all'esecuzione di altri processi. E questa è la tecnica di Direct Memory Access. DMA, DMA. Quindi, mandarci, c'è la portesa nel certo basso, dove i driver sono più semplici, efficaci perché la CPU non usa sempre il basso. Le memorie. Quando parlate di memorie, dovete avere in mente una gerarchia di memoria. Le memorie sono tante, di solito le memorie più rapide sono le più costose e quindi sono quelle disponibili in minore quantità. È una chiarata. La memoria RAM insieme esiste un unico spazio di memorizzazione che può essere acceduto direttamente al processore. L'accesso viene tramite lo gestore ed è volatile. Volatile significa che nel momento in cui spegnete la togliete l'alimentazione, perde il contenuto. Il contenuto del decimo articolo non è prettamente vero. Come sono fatte le RAM oggi? Sono dei flip-flop le RAM di oggi? No. Sono dei condensatori. E che cosa fa un condensatore quando gli togliete l'alimentazione? Scarica lentamente, un po' come una batteria. Infatti le memorie RAM, quelle che mettete nei vostri personal computer, SIM, RIM, asterisco IMM, ok? Qualsiasi cosa che finisce in IMM, lì dentro ci sono enormi batterie di condensatori e ci sono delle circuiterie che provvedono a rinfrescare la memoria. Questo significa che ogni tanto viene letto quanto vale quello 1, scrivi 1, quanto vale 0, scrivi 0, perché se non lo facessero dopo un po' perderebbe il loro valore. Ma hanno fatto vedere, e ci sono c'è un articolo molto bello, che i condensatori delle RAM perdono più lentamente il loro contenuto se li portate a basse temperature. Quindi hanno fatto questo esperimento, hanno preso una macchina
conteneva le date, nella fattispecie aveva caricato delle immagini direi della seconda. Hanno spento la macchina, tolto la memoria, passato con le spray congelanti, e all'istante di ora hanno tirato fuori il contenuto. Quindi anche la RAM, per caso avete da nascondere delle prove, non è tanto affidabile. Ok? Accade che, vabbè, questo non lo faccio io, non ho ancora avuto questa occasione di trovarlo, ma accade che tra i vari mestieri, non solo universitari, c'è anche quello di fare i consulenti tecnici dei giudici nel caso di problemi. Chiamano per questo quel motivo. Mi è capitato di farlo sulle reti, per abuso sulle reti, per plagi letterari di materia scientifica e altri casi del genere. E quindi si viene a contatto sui dati di come trovare le prove di concorrenza, come trovare le prove di reato all'interno di strutture. Di elaboratori e reti. Allora, dicevo, la RAM, chiusa parentesi, lo storica come architettura. Questa è la ROM. La ROM è una memoria di sola lettura, oggi spesso scritto con CMOS RAM o altri tipi di memoria. Flash o simili, dove si trova negli elaboratori, dove si trovano le ROM? A parte, come vi ho detto, ci sono delle ROM all'interno dei processori CIS, quelle non si cambiano, però molto spesso ci sono delle routine standard che vengono utilizzate nei primi passi, per esempio del boot. Quelle che con una nomenclatura storica nel caso una computer vengono chiamate BIOS, ma non è il basic input system come era. Da allora avevo di MS-DOS parte del sistema operativo, ma le routine di base per il cap erano in questa roba. Oggi in realtà si interessa solo il bootloader e le funzionalità per determinare le periferiche collegate. È quello che usiamo per fare. Però no, infatti la firma della scheda madre che contiene il BIOS si può riscrivere. Operazione può essere pericolosa se si pianta a metà, però se avete bisogno di una nuova versione è possibile riscrivere il contenuto di queste memorie. Ok, per la nostra architettura, anche se non sono prettamente ROM, è come se lo fosse, direttamente dal sistema operativo o dai programmi applicativi non è cambiato. Era uno dei problemi che usciva di prima, che bisognava trovare la maniera di convincere il firma a bordo di far tutto il kernel diverso da quello e la unità diversa da quelle previste originariamente. Poi abbiamo, ecco, meno in materia. Sono dei dispositivi che sono mappati in memoria. Ciò significa che noi abbiamo messo il disco per il quale la memoria che utilizza lo schermo è semplicemente la memoria per dare degli ordini al disco. Mentre ci sono altri dispositivi come alcune funzionalità della scheda video, dove il contenuto del dispositivo è direttamente visibile dalla scheda come se fosse RAM. Framework è un vettore di elementi dove voi andate a scrivere dei valori e la CPU scrive in questa area come scriverebbe in memoria. Sono gli elementi. Cosa sono? Di solito per ogni pixel dello schermo ci sono tre interi che rappresentano la quantità di luminosità per il rosso, il verde e il blu.
sono i tre colori principali. E quindi per fare la visualizzazione sullo schermo di ciò che vedete, la CPU non fa per scrivere, come scrivere in memoria, ma non fa come su disco che dice comando accendi quel bit, comando spegni quell'altro bit. No, ha una memoria e il contenuto di questa memoria è il contenuto del dispositivo. Quindi è mappata come se fosse memoria. Non funziona sempre così la schede grafica, perché quando fanno accelerazioni 3D o altre accelerazioni mandano alla scheda video ordini, disegna un poligono fatto così, disegna, poi la scheda video fa autonomamente i calcoli. Ok? Cioè non serve per la cosa. Ok. Vantaggi e svantaggi, selezione semplice lineare, se fosse fatto per l'input ne serve di avere le tecniche dei poli, per l'output come il video, assolutamente no. Sì. Ah. Avete visto tutti? Qualcuno vuole vedere dietro? Fatelo lassù, non è stato visto. Allora, dici, questo dovrebbe essere, non aveva visto il codice. Allora, dici, sono questi consenso di organizzazione di grandi quantità di dati, accesso diretto, cioè non sequenziale. Per individuare il dato sul disco occorrono tre parametri, cilindro, confine e pistone. E ho già detto, il cambiamento del cilindro è un'operazione a parte, l'operazione di scrittura e lettura ha una parametri confine e pistone. Quindi le operazioni base per accedere a una memoria secondaria sono read, write e shift. L'operazione di stick è di gran lunga la più costosa, perché è un movimento meccanico, veloce quanto volete, ma ha ordini di secondi. L'operazione di read e write sono operazioni anch'esse meccaniche, e il tempo di fare una read e una write è il tempo di rotazione del disco. Infatti, non so se vedete nelle caratteristiche dei dischi, uno dei parametri fondamentali è la velocità di rotazione. Più veloce a ruotare, meno si mette una rete e una rete. Il fenomeno che abbiamo visto sui dischi nel tempo è che i dischi più andiamo avanti più sono capienti e più sono fragili. State attenti ai dischi che diventano sempre più fragili. Il tempo dei parametri tipici del tempo medio tra guasti stanno man mano calando, quindi non fidate di troppo dei dischi. Nastri non sono più tanto usati e oggi per la comunicazione terziaria si usano i dispositivi, ma il nastro è un dispositivo sequenziale. Non potete andare a cercare, non potete andare a un punto casuale del nastro, dovete srotolare il nastro fino a quel punto. E i CD, i detenuti, sono sequenziali o accesso diretto? Come sono analizzati i dati su un DVD o su un CD? Aspirale. Aspirale. Non sono come dirti che sono in certi concentrici. Quindi, quando voi accedete in modo diretto a un CD o un DVD, lo fate, ma non è un modo particolarmente efficiente, perché la circuiteria tenta di calcolare
di atterrare nelle vicinanze un po' prima del punto in cui volete essere esatto, poi comincio a scandire in modo spaziale. Non so, non è perfetto, perché è appunto è attirare. È attirare il contrario, eh? I primi match sono al centro e man mano si va verso la periferia del disco. Cioè l'opposto di un disco femminile. Perché sono nati questi dispositivi non per dati, ma sono nati per, o meglio, per potenza digitale di dati non strettamente superficiali, audio e video, cioè la modalità principale per accedere ai dati sul cinesi così vuole essere quella sequenziale. Perché sono audio e video, che vuole avere quel file. Quanto durano? Come tutte le cose magnetiche hanno durate limitate, dipende ovviamente dalla qualità e dalla densità di registrazione, ma l'ordine dei termini non sono situazioni permanenti. Questo che lei dice è un problema grave. Noi possiamo trovare che possiamo avere memoria degli registri, degli atti di nascita cartacei del Medioevo e stiamo perdendo le notizie del nostro passato recente, perché le registrazioni magnetiche si deteriorano e sì, sono avvenuti fino al 2001 di sistemi per il salvataggio di dati, per fare quello che dicevo ieri, perché è il mio istruttore, o macchine virtuali per riuscire a rileggere dati storici. Perché abbiamo due problemi: uno è quello del dato, che è informato, poi per volte c'è il formato, sono in un formato che oggi non è più possibile, ed è un uguale o grave se il formato è proprietario chiuso, quindi non è estetto da nessuna parte. E a quel punto o riuscite a far funzionare il programma originario oppure siete rovinati. Se non riuscite più ad accedere al dato, perché l'unico capace di leggere quel dato è il programma originario. Tra l'altro, anche se il formato è aperto, quindi avete le specifiche del formato, non è detto che il software poi veramente rispetti le specifiche. Dovete fare un atto di fede. L'unico modo in cui avete veramente la certezza è avere il formato aperto e in mano il sorgente del codice e la possibilità di usarlo per leggere quel dato. Allora sì, che male che vada, leggete le specifiche non corrispondono al funzionamento reale del programma, andate a studiare il programma e tirate fuori il dato. Ok? È uno dei tanti motivi per cui le pubblici non dovremmo mai usare il software proprietario, che possono perdere i dati nostri. Ok, trade-off è una parolata degli informatici e l'informatico spesso è chiamato a risolvere trade-off. Non esiste una soluzione panacea, esistono soluzioni che hanno dei benefici e altre soluzioni che hanno dei benefici. Uno dei mestieri nostri è di trovare il giusto mezzo per l'applicazione che vogliamo fare. Quindi applicare l'uno o l'altro, un punto di intermedio di scelta che riesca ad essere ottimale. Per le memorie, vi dicevo, ci sono memorie costose, poco disponibili, i registri sono fatti sì con il flip-flop, ma sono dell'ordine della centinaia di byte. Nelle macchine RIS sono un po' di più, ma non arrivano fino là dai migliaia di byte. Abbiamo la RAM, abbiamo la cache di primo e secondo livello, abbiamo la RAM, abbiamo la memoria secondaria. La soluzione è quella di utilizzare una gerarchia di memorie. Quindi le memorie non le vediamo come tante cose staccate, ma c'è una gerarchia. E in particolare
c'è un concetto chiave che è il concetto di cache, che è un concetto generale. Si chiama cache l'utilizzo di una memoria più veloce per contenere i dati più recentemente o frequentemente usati e relativi a una memoria più lenta. Quindi la cache che voi conoscete, che Azure, quando comprate un processore, quel processore ha 8 mega di cache, quella cache è una cache della RAM. La RAM è la memoria lenta, noi usiamo questa memoria più veloce per contenere i dati più recentemente e frequentemente utilizzati della RAM. Ma poi potete fare una cache che si fa nella memoria RAM relativamente ai dati su disco. Voi avete i dati su disco, i dati che state utilizzando li potete tenere in RAM e quindi voi fingete di accedere al disco ma pagate il costo di accesso alla RAM. La stessa cosa la potete fare anche fra DVD e disco, cioè potete caricare parte dei dati di un DVD su disco perché siano velocemente accessibili. Per esempio potete fare dei sistemi che tengano su disco i primi secondi di ogni filmato in modo che quando voi partite con la visualizzazione del filmato la visualizzazione sia immediata e questo consente lo la partenza del DVD e quando arriva ad essere velocità per poter leggere voi passate dai dati che avete memorizzato temporaneamente su disco a quelli del DVD. Le applicazioni sono tante, comunque il concetto generale, tutte le volte che i dati più frequentemente più recentemente utilizzati di una memoria lenta vengono utilizzati su una memoria più veloce nella gerarchia per appunto dare una velocizzazione, questo è cache. Cache nel senso C-A-C-H-E, C-A-S-H, andate economia, non qua. Ok, volevo dire un'altra cosa sulla cache. Perché funziona la cache? Perché funziona la cache? Per probabilità. Allora? Per probabilità che ricordano le offerte. È un principio, è corretto quello che dice, perché altrimenti è probabile che andiamo a lavorare su dati, sullo stesso dato su dati vicini a quello che abbiamo elaborato recentemente. Questo è un principio che fa tutto il nome al principio di località. Il principio di località è altamente probabile che se voi lavorate un dato, il prossimo dato sia lo stesso elemento con quello che avete lavorato. Pensate ad esempio nella parte testo del programma, il codice scrivere. È vero che esistono i salti e quindi quella è la funzione andata in un altro punto, chiamate le funzioni, ma molto spesso l'esecuzione di un'istruzione è seguita dall'istruzione seguente, quindi anche nella RAM sono le locazioni vicine. E tra l'altro se fate un po' di analisi, anche i loop, anche con i salti, i loop a pochi byte di distanza sono molto più frequenti che i loop che saltano oltre la pagina di memoria, 2K. Quindi se caricate l'intera pagina è molto probabile che il prossimo accesso di memoria rimangano nella pagina. Ok, quindi le cache funzionano, devono avere una distribuzione uniforme di accessi di memoria. Se noi avessimo una distribuzione uniforme di accessi di memoria, le cache non funzionerebbero. No? Chiaro. Se la distribuzione di accessi di memoria fosse veramente casuale, la cache sarebbe dannosa, non utile. Ma non è così.
cache possono essere altro software, quando voi avete la cache da through, il sistema operativo non l'avete neanche, perché la cache di through è gestita direttamente dall'altro. Invece per la cache del disco, la cache del disco è totalmente implementata dal sistema operativo. Per fare una cache ho detto come scrivere il cosiddetto algorithm replacement. Cosa significa? Quando un dato è utile lo carichiamo nella cache, quando un dato è utile lo carichiamo nella cache, prima o poi la cache si riempie. A quel punto il nuovo dato utile deve buttare fuori qualcuno dalla cache. L'algorithm replacement deve decidere qual è quella parte di cache da mandare fuori dalla cache. E lì bisogna discutere se sarà una parte del corso che vi farà vedere, ad esempio nella memoria virtuale, come si fa a decidere e quali sono i modi per decidere quali sono i dati. Coerenza. Visto che il dato viene replicato a diversi livelli della struttura, occorre mantenere la coerenza. Esempi tipici. La cache hardware. Avete due processori, ognuno dei quali ha la sua cache hardware. Se accendono lo stesso dato, devono stare attenti se un processore pensa di averlo modificato e va nella sua cache. Perché se l'altro non invalida la cache dell'altro processore per quel dato, legge un dato che non è ancora stato variato. Altro invece, andiamo all'altro livello, perché il problema è lo stesso. Perché l'informatico tipico, se in caso non accende la lavatrice, la lavastoviglie, salta la corrente salvabile? C'è un problema di coerenza della cache. Perché molto probabilmente molti dei dati che stavano lavorando erano nella cache, nella RAM, senza pensare che sia corso tiro fuori la RAM con lo sprite, lancio e così via. E quindi quando andrà a accendere la macchina, molte persone che pensavano di aver fatto, molti file che pensavano di aver scritto sono persi. Perché erano solo, quando voi spegnete una macchina senza fare la procedura di spegnimento, senza fare la master e fare il file che provvedono a caricare tutte le cache correttamente su disco, vi mettete a rischio di perdere roba. Ok? E anche quello è un problema di cache, del coerenza della cache, perché nel funzionamento ciò che vedete all'interno dei processi è il contenuto della cache e voi siete convinti che quello sia il contenuto del sistema attuale, dei vostri dischi attualmente, ma non è vero. Il vero disco, per darvi efficienza, registrerà quei dati quando ha tempo e quindi se viene perso, se viene speso in malo modo, la cache viene perduta, il disco non è stato aggiornato e viene persa la coerenza. Niente, direi che qua per motivi d'orario ci fermiamo e ci convochiamo qua martedì alle 8:30. Una piccola situazione, mi sembra un po' silenziosi. Quando sono all'inizio ci sono proprio i silenziosi, mi preoccupano, perché vuol dire che stiamo andando verso gli estremi. È vero che sono chiarissimo per definizione, ma è quasi inutile quello che sto dicendo, perché vi sto raccontando tante cose sulla sapete, vi state annoiando, oppure vi state perdendo e non vi fidate a fare domande. Quindi vi tragherei un po' più collaborativi, ok? Thank you.
io adesso, adesso tecnicamente non ho niente, quindi penso che andrò prima a vedere la presenza di poi va a sperando che non mi adesso può capire. Non rompere il cazzo.